Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo in show di redazione da parte di Cooler Master due nuovi prodotti. Parliamo precisamente del combo kit da gaming MS110, caratterizzato da una tastiera e da un mouse da gaming con la denominazione RGB. La tastiera è una classica meccanica, quindi comunque stiamo parlando di un kit da gaming di fascia entry level. A seguire abbiamo ricevuto anche il mousepad di ultima generazione, comunque commercializzato davvero da poco, MP510 nel formato medium. Partendo dalla confezione del kit, possiamo osservare l'immagine illustrativa della tastiera e quella del mouse, più altre informazioni nel lato inferiore della confezione, informazione e immagini illustrative del kit riportate anche nel lato posteriore della confezione stessa. Nel caso trovaste questo kit in uno store fisico, tramite questa apertura potremo toccare con mano o comunque provare il feedback di una tastiera meccanica nel caso non l'aveste mai provato. A seguire diamo uno sguardo anche alla confezione del mousepad MP510 Medium. Anche qui troviamo un classico design in colorazione viola e nero, varie informazioni riguardante il mouse, le varie dimensioni disponibili per il mousepad e anche un sample di superficie nel caso trovaste anche la confezione e il mousepad in questione in uno store fisico sempre. Passando al contenuto che troveremo nelle varie confezioni, partiamo da quello del kit. Un classico manuale di istruzioni riguardante sia la tastiera sia il mouse. Troviamo poi a seguire ovviamente la tastiera in questione del kit MS110 di Cooler Master, una tastiera che presa in mano la prima volta conferisce subito una robustezza non da meno. Design molto elegante, classico di tutti i prodotti da gaming di Cooler Master. Il piatto di digitazione è italiano, come possiamo osservare dal tasto invio L rovesciata. È una tastiera, come diciamo, con la denominazione RGB. Abbiamo la possibilità di variare sia i classici colori, in particolar modo 8 colori, con la combinazione FN caratterizzata dal logo di Cooler Master, in abbinamento al tasto F1, quindi passare dal rosso, blu, verde, viola e quant'altro. Potremo anche modificare l'intensità di alcuni colori base, quali il rosso, il verde o il blu con i tasti F2, F3, F4. Con gli F5 potremo variare gli effetti di illuminazione presenti già nella tastiera, integrati, diciamo, nella tastiera. Con il tasto F6 potremo disattivare tutti quanti i tasti, quindi una sorta di tasto di game mode completa, e tasto F7 per disabilitare soltanto il tasto Windows per evitare di tornare sul desktop nel caso foste in gioco. A seguire troviamo anche i tasti per la riproduzione multimediale, sempre in combinazione al tasto FN, e quelli per cambiare la velocità e il verso degli effetti di illuminazione. Piccolo dettaglio presente nella parte inferiore dello chassis della tastiera. Come possiamo osservare, la tastiera offre già uno spunto per visualizzare, per vedere meglio, scusate, i tasti meccanici presenti su questa tastiera. Diamo uno sguardo anche al retro della tastiera, una superficie semiruvida in plastica, logo della Cooler Master, un adesivo per diciamo preservare l'integrità della garanzia del prodotto, classici piedini in plastica apribili, quindi potremo rialzare un minimo la tastiera agevolando il comfort di digitazione. È presente anche una sorta di rivestimento leggermente gommato per fermare meglio i piedini una volta aperti, e nella parte inferiore troviamo due piedini in gomma classici. Diamo uno sguardo anche ai classici tasti meccanici, nel caso non l'aveste mai visti o utilizzati. Diciamo che comunque è una tastiera a membrana rubber dome con una struttura in plastica a simulare comunque l'effetto di una tastiera meccanica con i classici Cherry Mix. Possiamo anche osservare lo stampo interno che va a
replicare quello di Ceramics, quindi questi caps potranno comunque essere intercambiati a quelli personalizzabili con stampo Ceramics. Struttura, come possiamo osservare, semitrasparente e trasparente nella parte più interna. È una tastiera che, come abbiamo detto, di fascia entry level, quindi non ci possiamo aspettare più di tanto, però per avvantaggiarci, cioè scusate, per avvicinarci al mondo del videogame sul PC, sicuramente può essere un buon investimento. Il cavo della tastiera è il classico rivestito in gomma con una buona flessibilità. Il cavo e il connettore del cavo non è placcato oro, però ha un inserto di colore viola a richiamare sempre il tema Cooler Master e i prodotti della serie gaming. Oltre alla tastiera, ovviamente nel kit è incluso anche un mouse da gaming, anche questo diciamo di fascia bassa, o per meglio dire entry level. È un mouse con un sensore PixArt 50-50, quindi relativamente anche obsoleto, però comunque garantirà sicuramente un minimo di prestazioni in gioco e quindi comunque, come per il discorso che facevamo prima, per un inizio è sicuramente ideale anche per un rapporto prezzo-prestazioni. È un mouse dal design anche in questo caso molto elegante e molto classico, colorazione total black, finitura liscia per quanto riguarda tutta la superficie del mouse, sia per i lati che per la parte superiore. Come possiamo osservare, troviamo il logo Cooler Master che verrà ritemperato. I due tasti principali hanno un buon feedback, anche una buona risposta. Classica rotellina di tipo cliccabile, con rivestimento in gomma, antiscivolo. Unico e singolo tasto per lo switch dei DPI. Spostandoci nel lato di sinistra possiamo osservare due classici tasti laterali con una superficie in lucida, in plastica sempre, anche questi hanno un buon feedback. Possiamo osservare anche questi inserti da cui verrà irradiata la luce dell'aerodeterminazione RGB personalizzabile. I due tasti principali, come possiamo osservare, hanno anche una struttura separata. Quindi una volta che premiamo il tasto di sinistra non andiamo a influire su quello di destra per evitare doppi clic e quant'altro. Il lato di destra non presenta alcun tasto, quindi è un mouse per destrorsi, buona impugnatura, claw grip e leggermente fingertip, vista anche la poca lunghezza del mouse stesso. Nel lato inferiore possiamo osservare due MOSFET di medie dimensioni nella parte inferiore e uno più grande nella parte superiore, grande ovviamente inteso come lunghezza e non diametro. Al centro è presente il classico sensore PixArt 50-50 che abbiamo già detto, che ci permetterà di portare i DPI a 6400 se ricordiamo bene, e scriviamo meglio la risoluzione massima nella recensione scritta. Classico cavo, anche questo rivestito in gomma con una buona flessibilità, leggermente meno flessibile rispetto a quello della tastiera, e il connettore USB anche in questo caso non è placcato oro, ma troviamo l'inserto di colore viola e diciamo, l'impronta, il logo Cooler Master sulla plastica. Per quanto riguarda il mouse, volevamo dirvi anche che praticamente è una simil copia per quanto riguarda la shell, quindi la scocca della serie Master Mouse, se ci fate caso. E niente, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito, dove troverete appunto maggiori dettagli, immagini dettagliate dei prodotti e le nostre considerazioni e conclusioni circa questo kit entry level proposto da Cooler Master, che va un po' a aggiornare i precedenti kit combo tipo il Devastator, che comunque è giunto alla versione numero 3 e va ad affiancarsi anche a quest'altro modello. Ultima cosa, giustamente prima di lasciarci, diamo uno sguardo anche al mousepad MP510 di Cooler Master in formato medium. Come possiamo osservare è un mousepad
colorazione total black, non ha altri dettagli se non appunto il logo della Cooler Master. Ha una superficie abbastanza particolare rispetto a tutti gli altri mousepad che abbiamo testato, sia di Cooler Master sia di altri brand, e anche diciamo resistente all'acqua, se riusciamo a vedere meglio la trama e la superficie del mousepad stesso. Sembra quasi una pelle di serpente. Nella parte inferiore troviamo una superficie antiscivolo, quindi ci permetterà, una volta spiegato meglio, perché come possiamo vedere mantiene ancora delle curve appena estratto dalla confezione, di evitare movimenti bruschi, cioè di scivolare, scusatemi, sulla superficie della scrivania. E infine troviamo anche i bordi cuciti per evitare sfilacciamenti dovuti all'usura e con il tempo. Con questo è davvero tutto. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardor.com. Un saluto allo staff.